Buonasera cari telespettatori, bentornati dagli studi di Torino di Rete 7 a Toro Scatenato. Ciao Danilo. Ciao Gino. E allora arriviamo a questa puntata dopo la penultima giornata di campionato, poi tutti in retroscena di calciomercato, una partita maschia come Verona-Torino, finalmente una bella partita, una di quelle dure dove i tackle non si sono risparmiati né da una parte né dall'altra, diciamo che sono stati più i veronesi a falciare i nostri, sono stati abbastanza fallosi, presi molto dal nervosismo perché volevano comunque, essendo la loro ultima partita in casa, uscire di certo non sconfitti dal Bentegodi. In realtà il Toro ha giocato veramente una bella partita, una partita dura, e non ha accettato le provocazioni ed è uscito vincitore con un grandissimo gol. Ma ne parliamo dopo perché adesso andiamo a presentare i nostri ospiti di questa sera. Danilo. Allora, iniziamo con Daniele De Bellis. Eccolo lì, ciao! E bentrovati, ciao, ciao a tutti. E Simona Sorbara, Radio Italia 1. Ciao Simona, bentornata. Ciao ragazzi. Grazie, grazie a voi per invitarmi sempre, grazie. Salutiamo Davide Giraudo, ciao. Ciao a tutti, buona serata. E Carlo Gemelli, opinionista. Ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti, grazie di essere di nuovo qua con voi. Allora, ho fatto prima una premessa su Verona-Torino, partita maschia, importante, la prendiamo subito. Dai, prendiamo la prima telefonata. Sentiamo, pronto? Pronto. Ciao Pino. Buonasera a tutti, vi saluto con tanto affetto. Grazie. Ciao. Buonasera, in particolare Simona, ciao a tutti. Vai allora. Allora, prima di tutto volevo ringraziarvi per tutto l'andamento del campionato, che siete stati presenti come sempre, come ogni mercoledì, che siete unici. Beh, non è l'ultima puntata, eh? Lo so, ma io volevo ringraziarvi lo stesso. Sì, lo so, dai. Dai, meno Pino. Male che non è l'ultima puntata, meno male, cioè dovrebbe durare tutta l'estate forse per me, comunque. Ho capito, ma le ferie ci vogliono anche per noi, eh. Va bene. Allora, per quanto riguarda la partita a Verona, sì, sono d'accordo con te Gino, abbiamo fatto una bellissima partita, una bella prestazione, 50 punti, la salvezza è arrivata molto prima rispetto agli ultimi due campionati. Ma infatti Pino, guarda, rispetto ai 50 punti, io dico che è stato un buon campionato per questo Toro, sia per l'organico che e comunque per tutto il percorso che ha fatto, no? Non è che si poteva ambire molto di più, perché poi se guardiamo le squadre in A, eccezione fatta per il Verona, che noi abbiamo battuto sempre, le altre squadre hanno un organico nettamente superiore, sia dal punto di vista economico e insomma. Sì, è vero, tutto vero quello che dici. Io volevo fare una piccola considerazione. Io quest'anno purtroppo mi ero promesso di non andare allo stadio e così è. Anche se avevo una mezza intenzione di andare a venerdì, però ho detto che quest'anno ho fatto una mia piccola contestazione personale, perché non voglio polemizzare, però io venerdì sera cosa devo andare a fare allo stadio? Oltre a ringraziare i ragazzi, questo sì, perché li ringrazio, ma poi vedere Belotti, spero di no, ma comunque Belotti, Brecalo, Bremer e Popega e dire ciao ciao, grazie. Non solo loro, veramente. Dimentichi. Allora, io ne ho contati 8. Sono 8. Ecco, guarda Gino, ecco, è già la cosa mi fa arrabbiare ancora di più. 8, mi dici gli altri 4. Allora, sono Praet, sì. Piazza, sì. Mandragora, che è anche un punto interrogativo, e sono praticamente 8. E hanno Ansaldi va via, perché a fine contratto, a fine carriera, ok. Però sono 8 sì. Titolari, allora, diciamo. Facciamo 6, Gino, facciamo 6, perché Ansaldi fine carriera, questo forse mi avrebbe fatto piacere salutarlo. Piazza, purtroppo, per i problemi fisici che ha, giustamente, forse conviene non riscattarlo. E gli altri 6, allora, non c'è il progetto, Gino. Certo. Non c'è progetto, se noi l'anno prossimo dobbiamo rifare un'altra squadra e cambiare 6 undicesimi di nuovo, e l'anno prossimo
siamo appunto da capo. Ma poi no, ma con un Pino, da quando io ti dicevo posto, dimmi. No, quando ti dicevo 8, perché è vero che tu ne cambi 6, ma poi hai anche bisogno della panchina. Quindi Piazza e Ansaldi tu li dovrai sostituire comunque. Non sono solo i 6 da sostituire. Capisci? E anche cercare un portiere. E poi c'è il portiere, poi c'è il portiere. Quindi con quale entusiasmo io personalmente vado allo stadio. Però se ti ricordi, a inizio campionato io avevo espresso proprio queste considerazioni. Ho detto sì, iniziamo il campionato con giocatori che sono arrivati al Toro, non che il Toro ha preso, sono arrivati. Io mi ricordo benissimo di quello che hai detto. Ho detto il futuro non è roseo e si vede adesso. No, perché non abbiamo stimoli. Io veramente sono contento per chi va allo stadio venerdì e per chi continua ad andare allo stadio. Io purtroppo dopo 35 anni non ho, forse sbaglio, perché comunque bisogna tifare Toro a prescindere sempre, però si arriva anche a un punto che comunque un tifoso come me si è anche un pochino stufato, certo, di andare a vedere comunque una squadra che lotta sempre per il 10º-11º posto, almeno quest'anno, certo. gli ultimi 2 anni sono stati tragici. Comunque io mi auguro solo che dopo la vendita purtroppo di Bremer, ma è giusto che sia così perché lui deve andarsi a giocare scudetti e coppe, glielo auguro perché è un professionista, è un gran signore, si è comportato da grande persona e da grande giocatore, quindi lui si merita il meglio. Okay. Almeno penso che con la cessione di Bremer facciamo una campagna acquisti almeno con giocatori di proprietà e spero buoni. Vedremo, certo. Vedremo. Va bene, Pino. Grazie. A presto. Saluto e ci vediamo. Allora ci vediamo anche mercoledì scorso. Sì, assolutamente. Ciao Pino. Beh, se non ci fosse, insomma, se non fosse la situazione talmente drammatica, insomma, Pino ha detto che vado a fare venerdì allo stadio. Beh, a salutare tutti i ragazzi perché non li vedrà più in casacca granata. Sì, perché comunque questa potrebbe essere la battuta ironica, purtroppo non c'è molto da ridere. Prendiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, Pino Vigino, sono Sergio da Torino. Ciao Sergio. Ciao Gino, come ciao. Va? Tutto bene? Sempre bene, siamo qua, quindi in perfetta forma. Sì, meno male. E saluto anche Danilo che è uno che ciao. È di calcio. Senti, volevo fare una domanda ai tuoi, prima alla ragazza e poi a Gemelli. Alla ragazza volevo chiedere tra Gollino e Cranio chi sceglie. A Gemelli volevo chiedere se è vero che Pretaro va al Milan, perché dico che va al Milan. No, e forse no, ma noi, forse. Ma di calciomercato ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo di calciomercato comunque, Sì, vabbè, tu seguici dopo, tanto così per dire qualcosa. Certo, va certo. Bene. Diciamo così, vogliamo sentire la voce sua dente di Simona. Allora, dai, subito Simona. Oh, guarda, ti dico la sincerità, per me coso Bellotti per me rimane. Va bene, speriamolo. Ah, ciao Gino, a presto, ciao. Allora Simona, cosa preferisci, Gollini o Cragno? Dai. Sinceramente, come? Comunque, sinceramente preferisco Cragno a Gollino, però comunque, l'importante è che arrivi un bel rinforzo in porta, perché dopo quello che abbiamo visto quest'anno, aiuto ragazzi, no? Va bene, prendiamo una telefonata ancora, dai. Pronto? Pronto Gino? Sì, ciao. Sono Carmine. Ciao Carmine. Finalmente abbiamo avuto un anno abbastanza tranquillo. Beh, con i punti l'abbiamo fatta a 50, però dico, se mettiamo i 14 punti che parlava tutto il sport, e più le fregature che abbiamo avuto con gli arbitraggi, io penso che potevamo andare anche in Europa League. Ma io penso di no, Carmine, sai perché? Perché noi abbiamo avuto dei torti arbitrali, ma abbiamo avuto a volte anche comunque delle partite molto fortunate dove abbiamo avuto anche abbastanza fortuna. Diciamo che le cose si compensano alla fine. 50 punti io penso che sia il valore di questa squadra, non poteva dare di più, perché in porta avevi un non portiere per gran parte del campionato, ci sono stati degli infortuni come Praet che è stato fuori a lungo, e poi comunque l'organico della squadra è questo.
non si poteva pretendere che si voleva, se tu ricordi, inizio campionato, una salvezza tranquilla. E c'è stata quello che avevo detto io. Con 50 punti. L'abbiamo avuto, grazie a Dio. Certo. Però adesso il problema è anche un altro. Questo pucci di giocatori, io non ho capito se il direttore sportivo si stia dando da fare per supplire queste mancanze che poi ci vengono a creare. Guarda, seguici più tardi. Veloce è una telenovela finita che non si finisce mai. Ma guarda, Ecco ha detto sempre che voglio andare via. E Brem si sa benissimo che per modi dire vuole va via sicuro se trova un'occasione buona. Allora dimmi, noi dobbiamo poi l'anno prossimo come facciamo a incominciare il campionato? Allora, dopo Carmine, tu seguici, ti diremo qualcosa sul calciomercato, faremo degli approfondimenti, ok? Ma certo che non mica cambio la trasmissione, ci manderebbe altro. Ciao Carmine, a presto. Ciao Gino. Allora, ci dobbiamo fermare. Andiamo in pubblicità. Allora, riprendiamo Toro Scatenato dagli studi di Torino di Rete 7. Abbiamo fatto con gli ospiti una premessa appunto su Verona-Torino, ascoltiamo anche il loro parere. Partita maschia, partita importante, 50 punti, un obiettivo raggiunto che era quello della salvezza tranquilla. Insomma, da questo Toro non si poteva pretendere di più. Daniele De Bellis. Sì Gino, una bella partita combattuta, una partita di altri tempi direi, di quelle agonistiche maschie dove i giocatori sono affrontati in maniera corretta nei limiti e comunque grintosa e agonistica. Una partita che ha incarnato un po' lo spirito di Juric, questo spirito che pervadeva entrambe le formazioni, il Verona per il passato e il Torino per il presente. Una partita vivace che ha visto quel gran gol di Brecolo al 19esimo dare comunque questo sussulto granata, un Toro che ha giocato davvero bene, Verona che ha avuto poi da metà a fine primo tempo tre occasioni per poter pareggiare con un Berisha che ha reagito in maniera ottimale, secondo tempo direi di nuovo di marca granata fino a quel clamoroso e bel palo di Pellegrini, insomma, che sarà anche lui oggetto di discussione per quanto riguarda il calciomercato. Ah, ecco, è vero, mi mancava Pellegrini. Hai ragione, che da riscattare. Non mi è sfuggito, ho colto l'occasione per ricordare. Quindi siamo a 9 giocatori, 10 giocatori col portiere. Comunque, una partita davvero che ci ha divertito e che ha incarnato lo spirito Toro, quello che speriamo di poter rivedere il prossimo campionato a questo punto, oltre che venerdì prossimo. Assolutamente. E allora, Giraudo, Davide, come hai vissuto la partita? Allora, innanzitutto la partita mi è piaciuta molto e mi è venuta in mente Simona, perché Simona qualche settimana fa aveva un po' preannunciato e previsto questi 50 punti. Devo dirti la verità, Gino, io non ci credevo molto, perché ho detto, ma figurati, avevamo ancora da affrontare Lazio, Milan, tutte quelle partite molto difficili. Ho detto, ma secondo me non ce la faremo. Invece ci ha azzeccato, quindi 50 punti era l'obiettivo anche di Juric, perché ricordo Juric in campionato aveva fatto solo 49 punti e ha battuto il suo record personale. Partita, come avete detto voi, gagliarda maschia, una partita un po' anomala, no? Per essere una partita di fine stagione, perché effettivamente l'agonismo è stato sicuramente un elemento preponderante. Sì, anche perché non c'erano dei grandissimi obiettivi. Il Verona ha fatto già il suo campionato, chiaramente voleva lasciare in bellezza davanti al proprio pubblico. Se la sono giocata anche loro. È una partita che anche dal punto di vista del possesso palla ci ha visto leggermente in vantaggio. Non abbiamo fatto la partita di possesso estremo come in altre occasioni, poche occasioni da gol, però alla fine le più importanti le abbiamo poi avute noi, perché loro, al di là di quella bella parata di istinto di Berisha, non hanno fatto poi un granché. Noi comunque, come ha già detto Daniele, il bellissimo gol di Brecalo e poi il palo di Pellegrini e altre situazioni con Belotti. Siamo andati più vicini. Fa ben sperare anche per l'ultima, poi ne parleremo più avanti, perché diciamo che ci sarebbe ancora eventualmente l'obiettivo di agganciarlo il Verona, perché se dovessimo mai fare i tre punti e il Verona dovesse fare un pareggio,
potremmo avere la possibilità addirittura di arrivare noni, quindi diciamo che tanta roba rispetto a quello che si poteva presagire un mese e mezzo fa, due mesi fa. Quindi siamo soddisfatti al netto di tutte le cose che andremo a dire sul calciomercato, perché eravamo contenti e esaltati e 12 ore dopo, quello che sia, abbiamo avuto la doccia fredda, che sarà, credo, argomento importante della serata. Guarda, caso Brecalo. Sì, ma al di là del caso Brecalo è un po' tutto, perché comunque io sinceramente non mi aspettavo, ma nessuno si aspettava che non venisse riscattato Brecalo, no? Al di là poi delle dichiarazioni, le approfondiremo meglio, le dichiarazioni di Brecalo, quelle del procuratore, quelle di Vagnati e quello che c'è sotto poi a tutto questo, no? Però dall'inizio del campionato, che io continuo a dire, ragazzi, scordatevi che verranno confermati tutti quanti, perché è impossibile che la società tiri fuori tutti questi soldi. Primo fra tutti Praet, perché Praet era l'elemento fondamentale voluto da Juric. E infatti il Toro ha avuto dei cali dopo la prima fase di campionato, proprio quando è venuto a mancare Praet, perché da equilibrio tra il centrocampo e la fase d'attacco, e si è visto anche contro il Verona comunque l'importanza di Praet. Però Gino, da questo punto di vista, in altre puntate precedenti, mm-hmm, chiaramente, insomma, avevi detto: ah, non so come facciamo a reperire 70-80 milioni per riscattare tutti, ti hanno dato subito, insomma, una bella dimostrazione di come risparmiamo, aspetta, e come troviamo, no, i soldi per 70 milioni per confermare gli attuali e rinforzare la squadra. Perché invece ci vorrebbero comunque 40 milioni almeno per riscattare tutti quanti, o quasi tutti, e in più mettici 20-30 milioni per avere quei 2-3 giocatori fortissimi che vorrebbe Juric. Però insomma, 11 di Brecalo già li abbiamo risparmiati, adesso vediamo dove tagliare, insomma, riusciamo. Sì, tagli dappertutto. E invece Gemelli, tornando a Verona-Torino, facciamoci ancora due battute su Verona-Torino. Sì. La magia di Brecalo è stata veramente importante, però nata da Brecalo a centrocampo, lo scambio con Vojvoda, ritorno, e lui un bel dribbling in area, un tiro a giro fantastico, ha fatto veramente lievitare tutti i cuori granata. Regia. Allora, Simona, ci siamo. Allora, sei imballato. Sì, allora Simona, senti, sei stata chiamata in causa prima, no? Con i 50 punti che insomma in tempi non sospetti in pochi pensavano, tu invece eri una delle ottimiste. Se poi guardiamo il rendiconto del campionato, sono persi stretti, perché magari con qualche attenzione in più avremmo portato a casa qualche punticino in più e non quelli che abbiamo perso magari nei minuti finali delle partite. Comunque 50 punti rimangono un gran bel risultato. Non ha sentito. Niente, allora, vediamo un po'. Hai sentito tu, Gino? Sì. Ho appena risposto comunque a Davide, no? Secondo, anche a Pino. Secondo me i 50 punti sono l'esatto valore di questa squadra, né più né meno. È vero che abbiamo perso tanti punti all'ultimo, ma abbiamo anche vinto delle partite che magari non meritavamo. La partita con la Salernitana, si è stati fortunati perché ci hanno fatto ribattere il rigore, un rigore che era stato parato da Sepe, e lì siamo andati a vincere a Salerno, dove sinceramente la Salernitana avrebbe meritato il pareggio. Quindi vedi che alla fine le partite, i pro e i contro si compensano, per cui insomma ci sta, ecco, 50 punti sono meritati. Questo Toro qui ha fatto un buon campionato con alti e bassi, ma d'altronde non si poteva pretendere di più da questa squadra, Sì, non si poteva pretendere di più, però insomma poi rimane un pochettino l'amaro in bocca, perché appunto forse con un po' più di tenuta, una panchina più lunga, non so, magari con qualcosa in più, sai, sono quelle annate che tutto sommato sono andate appunto, bene. Con una panchina più lunga, ma infatti il problema è questo, l'organico era questo, Danilo. Poi, cioè, non è che poi Piazza l'hai preso e è sempre stato male, a mezzo servizio. Purtroppo è andata Praet male. Si è infortunato. E sono già due acquisti che tu hai fatto che dovevano farti fare il salto di qualità. Con Praet lo hai fatto per buona parte della prima fase del campionato, e poi appunto appena è rientrato si è ripreso di nuovo il suo posto da titolare, no? E poi Olaina, che è andato in Coppa d'Africa, è ritornato, ha perso il posto perché si allenava male, eccetera eccetera eccetera, e ci sono tanti. E poi
non dimenticare il portiere. Cioè, tu hai vissuto con Milinkovic-Savic, che tutti quanti, che bravo, prima fase di campionato, ma perché? Perché nessuno tirava in porta, perché la difesa comandata da Bremer funzionava molto bene, come funzionava anche il centrocampo tra Lukic e Pobega, nella prima fase di campionato dove Pobega era titolare, un buon incontrista, conquistavano palla. È chiaro che se nessuno tira in porta, l'altro avrà fatto... Fai bella figura. Certo, avrà fatto due o tre parate, no? E poi si è visto cosa è successo poi dopo. Quando sono iniziati ad arrivare tiri in porta al Toro, ciao ragazzi. E meno male che comunque come secondo portiere è un buon portiere, io dico sempre che è un ottimo dodicesimo portiere, fa il suo, ha fatto le sue parate, le ha fatte anche a Verona, per cui non ci si può lamentare anche di Brescia, perché comunque è un portiere che ha fatto comunque la Serie A con l'Atalanta, con la Lazio, mentre Milinkovic-Savic, il problema di Milinkovic-Savic è che lui non aveva mai giocato, cioè aveva fatto 3-4 partite in Serie B, sì, in Serie A non aveva mai toccato palla, e come fai a dare la porta e la garanzia con una squadra comunque come il Toro, in Serie A, dove devi affrontare comunque squadroni, cioè non esiste questo. Quindi sono sbagli che sono nati già a giugno-luglio scorso, no? Quando è stata fatta quella campagna acquisti che poi era nata in maniera disastrosa e poi è stata aggiustata all'ultimo momento con gli acquisti che sappiamo, gli acquisti, con gli arrivi di Piazza, di Brecalo e di Pret, perché sennò saremmo stati qui a parlare di un altro Toro che magari avrebbe rischiato veramente la Serie B. Senti Gino, volevo capire... Noi stiamo parlando tra noi due chiaramente perché abbiamo avuto un problema tecnico, abbiamo perso per un attimo i nostri ospiti, ma arriveranno tra momenti. Sembrano come i giocatori del Toro, sono spariti tutti. Spariscono tutti qua. Allora, volevo capire invece da te in quale corrente di pensiero sei? Allora, abbiamo sentito prima il nostro Pino che diceva io non vado allo stadio perché insomma faccio la mia personalissima battaglia contro la società, non intendo dare soldi a questa società. Dei messaggi che dicono fa male Pino perché si tifa comunque la maglia e dunque andiamo a vedere il Toro e non il presidente. Ecco, tu più o meno da che parte stai? Beh, io allo stadio ci vado sempre, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, non è che... Se io dico che vado allo stadio, allora ho ragione e Pino ha torto perché non va allo stadio. Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io allo stadio ci vado, intanto come professione, come giornalista, ma se fossi semplicemente un tifoso ci andrei, perché io sto male se non vedo il Toro. Cioè, per me è importante, è troppo importante vederlo in campo, non riesco a vederlo in televisione. Già devo vederlo in televisione quando non vado in trasferta. Mm. Si creano però, insomma, e questo lo abbiamo percepito un po' per tutta la stagione, stanno creando due fazioni che insomma non vanno benissimo ai fini dell'economia del tifo granata. Il disinnamoramento dei tifosi ci sta che non abbiano più voglia di andare allo stadio. Perché? Perché non sono d'accordo su quello che sta succedendo da tanti anni a questa parte. Le scelte di calciomercato e tutta una serie di situazioni che non piacciono ai tifosi, ma non solo ai giovani, cioè anche alle persone anziane non ci vanno più allo stadio. Perché? Perché non vedono una squadra vincente. Adesso poi, con questo calciomercato che si profilerà con la perdita di tutti questi giocatori, sarà un altro capitombolo in avanti. E quindi tu quando fai il capitombolo in avanti... vai per terra e sei di nuovo lì e ti fai magari male perché bisogna rifare di nuovo tutto. Altro che programmazione, questa doveva essere quest'anno, con questi 50 punti doveva essere la base di partenza per cercare di migliorarsi di più, e in questo Juric lo ha detto, lo ha fatto capire, ci vogliono altri giocatori forti, ma qui non ci vogliono altri giocatori forti, devi rifare di nuovo la squadra, devi rifare la squadra, perché questa squadra qui oggi sicuramente potrebbe perdere dagli 8 ai 10 giocatori, alcuni perché a fine carriera, altri perché non ci stanno, però ragazzi, allora, la realtà è questa. Sono ritornati i nostri ospiti, leggiamo questo messaggio, vediamo. Buonasera a tutti, io dopo diversi anni andrò allo stadio per salutare questa squadra che ha fatto il suo e sbaglia chi non va. Per Cairo, il Toro, siamo noi tifosi, cerchiamo anche di essere un po' contenti e positivi.
ciao Mauro, ne abbiamo davvero allora bisogno. Ritorniamo, allora. Gemelli, allora sì. La domanda di prima, no? Su Verona-Torino, certo. Il gol di Brecalo, ti è piaciuto, ti ha fatto lievitare, ho detto ha lievitato sicuramente per tutti i cuori granata, no? È stata poi il giocata. Retroscena successivo ne parliamo poi dopo. È stata veramente una bella giocata, una bella triangolazione fra Brecalo e Voivoda, Brecalo che poi in area ha fintato alla grande e ha fatto poi ha estratto dal cilindro questo bel tiro a giro sul secondo palo, che veramente è stato una perla, definiamola così. È un giocatore che spiace purtroppo, che non rimarrà, ma questo, come hai detto tu giustamente, ne parleremo dopo. La partita è stata una partita molto equilibrata, combattuta, come partita di tanti anni fa, spigolosa, però devo essere sincero, se noi stiamo a vedere anche le statistiche dicono praticamente che il possesso palla è stato del 53% del Toro contro 47% del Verona, però di questo 53% il Toro ha esercitato 62% nella propria metà campo e il 38% nella metà campo del Verona, viceversa il Verona invece ha il suo 47%, l'ha esercitato 32% nella sua metà campo e 68% nella nostra praticamente. Poi vabbè, le occasioni da gol, le azioni di attacco sono state 44 per il Verona contro 41 per il Toro, 11 tiri in totale per parte, sia per il Verona che per il Toro, 10 occasioni da gol da ambo le parti, 5 tiri nello specchio della porta da tutte e due le parti, 4 tiri fuori da entrambe le parti praticamente e due respinte, quindi di conseguenza diciamo la occhio e croce, diciamo, le cose sono all'incirca equivalse. E poi c'è il palo da parte nostra, i falli sono stati fatti 17 falli per il Verona contro 18 per il Toro, e dove siamo stati più bravi noi sono stati nei passaggi, siamo stati più precisi, 308 passaggi riusciti contro 259 invece i passaggi praticamente che sono riusciti a quelli del Verona. Noi siamo stati più abili nel recuperare le palle, 58 palle recuperate per il Toro contro 54 del Verona. Assolutamente. Quindi, insomma, la perla è stata quella che ha dato la svolta a vincere. Siamo stati più cinici sotto porta. Poi se entrava anche il palo, la vittoria era più rotonda, via. Va bene. Allora, io volevo però adesso staccarmi un attimino dal calcio giocato per ricordare un nostro caro amico e tifoso granata, che Gigi Giaudrone, che era il presidente del Toro Club dei Tassisti Granata. Io l'avevo ospitato qui in trasmissione qualche anno fa. Un caro amico, l'ho visto l'ultima volta il 4 maggio a Superga, è venuto ad abbracciarmi. Gino, come stai? Aveva saputo che avevo avuto quell'incidente in auto e quindi per me è veramente un grande dispiacere, come per tanti altri. Qui adesso in foto insieme a Claudio degli ex Leoni e del Toro Club di Villarbasse, no? E mi ha mandato lui queste due foto, ma il ricordo di Gigi veramente è un grande dispiacere, perché è morto improvvisamente domenica scorsa. E ti diciamo tutti ciao Gigi, rimarrai sempre nei nostri cuori, questo sicuramente. Dopodiché, torniamo adesso invece a noi. Io direi di lasciar perdere il Verona. Avevamo solo Simona, volevamo capire perché poi ci ha salutato. Telefonate, non, forse c'è allora, la telefonata. Allora, Simona, un attimino, prendiamo la telefonata dai. E poi volevamo il commento, perché sei stata insomma una eccezionale profeta, perché insomma 50 punti noi sinceramente non ce li aspettavamo. Allora, pronto? Sì, ciao a tutti. Ciao, sono Piero da Casale. Ciao Danilo. Ciao Piero. Ciao Piero. Gino. Ciao. Ciao Daniele, ciao Simo, ciao Carlo e ciao al presidente. Ciao a tutti. Orgoglioso di essere granata. Certo. Perché sabato abbiamo fatto una partita, come dico io, di una volta. Mordevano le caviglie, non hanno mollato un centimetro, io così che le voglio. Poi sul sofà, anche se sono vecchio, proprio vecchio, ho fatto un salto sul sofà sul gol di Brecalo, una magia, una bella magia, è una magia proprio. Però grazie a Juric, grazie ai ragazzi, e poi cosa dico, Gino, che abbiamo fatto un piacere, il presidente ha fatto un piacere al Milan, dato che è milanista, ha fatto un piacere al Milan, ha lanciato Bobega e adesso gli dà anche Brecalo. Questo è stato un dispiacere enorme per me lungo la settimana quando ho sentito questo, perché Brecalo, dato che devo fare un appunto, Gino, perché la settimana scorsa qualcuno, dopo che ho telefonato, ha detto: ma che tifosi ha il Toro? Io sono tifoso
dei ricagni, dei tacchi, dei bonifaci, tu non eri nemmeno al mondo quando io venivo a Torino. Ho detto solo che vuoi vedere quel presidente che al posto di Brecolo mi porta a casa Verdi. Quello che mi ha detto, ma che tifosi ha? Paragona Verdi a Brecolo, ma mai più, io no, non, ma lontano 100 milioni d'anni che Verdi non vale Brecolo. Vabbè, io certo. Ho detto solo una mia supposizione e forse capiterà, perché se la Salernitana va in B, Verdi ritorna a Torino. E beh sì sì, infatti c'è il diritto di riscatto della Salernitana, se la Salernitana rimane in Serie A lui rimane con la Salernitana. Il problema di Brecalo al Milan, io sinceramente è un punto interrogativo, non lo so sinceramente da dove è nata questa notizia, a meno che i nostri ospiti sappiano qualcosa. Io non voglio una voce che si è letta, che si legge comunque in alcuni articoli, in alcuni siti online, anch'io sì, ho letto di questa notizia. Allora, i siti online bisogna vedere un attimino quello che la veridicità appunto di questi sì, siti, io adesso non so. Perché quello che si scrive è che questo passaggio potrebbe favorire eventualmente anche o addirittura l'acquisto di Pobega da parte del Torino con una cifra stimata in 15 milioni addirittura, o comunque favorire l'acquisto eventuale di Messias che comunque costerebbe sui 6 sì, milioni. Ma il discorso di Brecalo non c'entra nulla, perché Brecalo non è proprietà del Toro. No, appunto, ecco. Non c'è nulla, io dico che quello che si legge è questo, quello che è nei fatti invece non lo sappiamo, non possiamo saperlo, anche perché la notizia, l'unica volta che abbiamo è quella di Vagnati, sono le sue parole, secondo Vagnati sarebbe stato Brecalo a rifiutare di rimanere al Toro. Quindi allora, secondo la stampa di oggi, in realtà Brecalo aveva comunque già espresso a metà aprile delle sue supposizioni a Juric, no? Ovvero che lui sarebbe stato difficile per lui fermarsi nel Toro. Perché? Sì, bisogna tornare un pochettino indietro. Brecalo doveva essere riscattato entro lunedì per 11 milioni di euro. Sembra che, io dico sembra che, perché comunque la certezza, non sono frate indovino, e sembra che il Torino volesse uno sconto. Dall'altra parte, in Inghilterra, gli hanno detto no, non se ne parla. E allora il Toro avrebbe potuto dire benissimo, allora quella cifra non lo riscattiamo. Poi si sa che per salvare la faccia tra procuratore di Brecalo, che comunque se ne va, e Torino, si dice beh, Brecalo che vuole andare via per traguardi sportivi più importanti. Allora, se fosse anche così, io non posso, perché ho letto anche sui social eccetera, ah Brecalo, figurati, quello lì non è più capace a giocare, di qui, ho sentito di tutti i colori su sto ragazzo, ma io dico, ma se lui si accorge che non c'è programmazione e per fare il salto di qualità per il prossimo anno, ma io un giocatore che ha 23 anni, che ha delle buone qualità come Brecalo, ha voglia di giocare come minimo nella Conference League, come minimo dico, ma può avere delle aspettative un giocatore di 23 anni o no? Per cui se il Torino voleva, lo riscattava, diceva caro Brecalo io ti riscatto e facciamo la squadra, ma questo vale il discorso anche per Belotti, vale per tutti i giocatori, perché non è possibile che ad oggi sono in punto interrogativo ben 8-9 giocatori di questa squadra, di cui molti titolari. A inizio campionato io vi avevo detto questo, avevo detto che era impossibile tutto questo, non avrebbero mai riscattato tutti questi giocatori. Adesso uno a uno sappiamo che Brecalo se ne va, ormai è fatta. Pret, il Torino ha richiesto il prestito, ma dall'altra parte in Inghilterra non ci sentono per il prestito, non ci sentono, e quindi anche lui non verrà riscattato. Poi Pobega si perderà, Piazza non viene riscattato perché comunque è stato inefficiente, è stato un acquisto sbagliato. E poi abbiamo la questione Mandragora, perché è da riscattare ancora la Juve, non c'è più l'obbligo di riscatto. La Juve mi sembra che voglia 8-9 milioni, no? In realtà nel caso in cui si fossero verificare certe condizioni,
sarebbe scattato l'obbligo. No, ma infatti non c'è l'obbligo di riscatto, no. Milioni più uno di bonus. La seconda opzione invece, non raggiunte le condizioni, ci sarebbe sempre un diritto di riscatto, ma a 14 milioni da esercitare entro il 30 giugno. Ma figuriamoci se il Toro spende 14 milioni per Mandragora, no? Mi sembra una cosa totalmente assurda. Poi perderemo Ansaldi, che comunque ha tirato la carretta quest'anno un po' meno, però purtroppo lui non si può pretendere, è un campionissimo. E poi cosa abbiamo ancora? Bremer, perderemo Bremer. Come, scusa? Vogliamo Ricci? Ricci c'è l'obbligo di riscatto. È l'unico dove c'è l'obbligo di riscatto. 8 milioni e mezzo, È l'unico. 8 milioni e mezzo. Però perderai anche Belotti, perdi Bremer e alla fine sono 8-9 giocatori. Quindi vuol dire che tu ritorni indietro di un anno. Ritorni con una squadra che si è salvata dalla Serie B. E questo è il problema di questo Toro. Cioè, che futuro ha questo Toro? Perché i nomi che si fanno, Strefezza. Ragazzi, Strefezza sta facendo un buon campionato nel Lecce in Serie B. È alto 1,50 m, non so quanto sarà. Ma abbiamo criticato Berenguer per la sua fisicità, perché purtroppo bastava che arrivava un giocatore leggermente più alto, di 1,70 m, mettiamo così, lo buttava giù. Lui non riusciva più a passare. Strefezza è ancora più basso. Avrà delle doti tecniche importanti, ma nel campionato italiano c'è tanta fisicità e lo sappiamo molto bene noi. Lo sappiamo molto bene. Quindi i nomi che si fanno adesso sono veramente dei punti interrogativi. In porta vogliono prendere Gabriel, perfetto. Gabriel ha avuto un passato buono nelle giovanili del Brasile, perché col Brasile ha vinto il mondiale Under 20. Poi era stato acquistato dal Milan, ha fatto più niente, ragazzi. Adesso sono, mi sembra, un paio d'anni che è a Lecce e a parametro zero lo prenderebbe il Toro, perché a parametro zero, ma non ha mai giocato effettivamente in Serie A. Anche questo è un punto interrogativo. Allora teniamoci Berisha e facciamo salire veramente un pochettino, facciamo dare un po' di esperienza a Gemello. Abbiamo dei buoni portieri comunque. Cioè, quindi, non so, se vogliamo analizzarla un pochettino questa situazione anche con voi, parliamone, no? Dei diversi nomi che hai detto, ho dimenticato Pellegri, per cui è ancora dubbia la sua eventuale permanenza, e il riscatto comunque sarebbe intorno ai 6 milioni e mezzo. Pellegri, certo, in questo periodo ha fatto vedere qualcosa di buono, e a questo punto sarebbe l'unico oltre a Ricci, per cui c'è l'obbligo di riscatto su cui eventualmente puntare rispetto alla rosa attuale. Ma che sarà comunque sempre un punto interrogativo, perché se andasse via Belotti, tu hai un grande problema in attacco, hai un grande problema in difesa perché non hai più Bremer, cioè il centrocampo, cioè i trequartisti, chi hai? Hai Sec, che è bravino, ma Juric voleva tutt'altro, lui voleva mantenere, confermare questa squadra, non in toto ma quasi, e rinforzarla. In realtà tu fai passi indietro, torni indietro di un anno, ripeto, e quindi tu ti ritrovi una squadra che ha appena conquistato la salvezza, non quella dei 50 punti, perché quella dei 50 punti non ce l'hai più. Non c'è più. No, certo. Sarà anche curioso vedere Juric come prenderà questa sterzata del mercato, perché secondo me anche lui, sicuramente vivendo nell'ambiente, i chiari di luna li vede prima e meglio di noi, e sicuramente le esternazioni che ha avuto durante l'anno ci hanno fatto capire dove voleva andare a parare, e evidentemente anche lui sarà, secondo me, oggetto nelle prossime settimane di attenzione, perché voglio vedere adesso Juric, come hai detto giustamente tu, con una squadra sostanzialmente da rifare da capo, però direi forse anche peggio, perché Belotti probabilmente lo perdi di sicuro e Bremer lo perdi di sicuro, quindi ripartiamo anche peggio, se vogliamo, dell'anno scorso da un certo punto di vista, perché ci manca sostanzialmente la spina dorsale fatta dal centrale, la punta, e in quest'anno, del primo metà del campionato,
Pobega è stata veramente tanta tanta roba per il Toro quest'anno. Ma certo. Quindi è veramente tutto un happening, tutta una situazione da andare ad interpretare, ed è quella che poi in fondo ci rende poi così in questa situazione dove i tifosi comunque in qualche modo ormai sono su due fazioni: andiamo a vedere il Toro o non andiamo a vedere il Toro. Questo è assurdo, perché poi se andiamo a vedere come posizionamento del campionato il Toro quest'anno, se sono andato così per curiosità, cioè il Toro comunque negli ultimi 30 anni, al di là dei due settimi posti che abbiamo fatto una volta con Mazzarri e una volta con Ventura. Ventura, abbiamo fatto nono posto con Mikhailovic, e poi bisogna andare indietro addirittura nel 93-94 con buonanima di Mondonico, che ci portò al nono posto. Quindi noi in 30 anni, alla fin fine, cioè, sono uno dei migliori risultati che abbiamo fatto dal punto di vista sportivo. Quest'anno noi avremmo dovuto essere veramente entusiasti di qualcosa che poteva cominciare a nascere. Invece purtroppo ci ritroviamo a due giorni dalla partita ultima di campionato e a tre dalla fine di una vittoria a Verona, dove siamo già qui a doverci comunque confrontare con una realtà che dispiace, perché abbiamo sempre la sensazione di non riuscire mai a costruire niente, di dare una base seria per poi dare in là effettivamente a quel campionato che potrebbe portarci in Conference League, che quest'anno con la vittoria della Roma e la Roma all'ottavo posto, teoricamente si vivrebbe pure un posto in più, ci siamo andati abbastanza vicini, perché 7-8 punti eravamo anche noi lì a lottare. Solo che quest'anno, giustamente, con tutte le riflessioni che abbiamo fatto e che andremo a fare probabilmente nelle prossime settimane, ci ritroveremo di nuovo da punto da capo, con Carneadi, con giocatori sconosciuti, da nuovamente impostare un blocco squadra, che non sarà facile, con un Juric probabilmente meno determinato, meno voglioso di prima. Ecco. È un film che abbiamo già visto tutti gli anni, così, ragazzi, cioè è inutile, stiamo lì purtroppo quest'anno, però, a menare il can per l'aia, però secondo me quest'anno in maniera particolare, secondo me, perché quest'anno effettivamente abbiamo trovato in Brecalo, in Pret, due giocatori di qualità, secondo però me, però non sono tuoi, capisci? Sono arrivati perché lui ha puntato i pugni, Juric, prima che iniziasse il campionato, perché sono stati comprati per modo di dire, cioè sono stati presi in prestito solo esclusivamente perché c'era praticamente lui che diceva: o mi vendi qualcuno o me ne vado via. A questo punto qua, giustamente, lui ha detto, si è fatto prendere questi giocatori in prestito, e lui ha saputo valorizzarli, hanno reso la grande. Il caso Brecalo è proprio emblematico, no? È emblematico della società Toro, perché Brecalo era, secondo me, il giocatore che ci siamo sempre parlati, no? Chi vorreste riscattare? Brecalo era il giocatore che, per età, tecnica, all'ordo dei gol che ha fatto quest'anno, delle prestazioni, era il giocatore che io avrei messo in cima alla lista dei giocatori da riscattare. Cioè, se qualcuno mi avesse chiesto chi vuoi tra tutti quelli da riscattare, avrei messo Precolo al primo posto. Precolo, evidentemente, durante l'anno ha cominciato a verificare, a capire cos'era il mondo Toro, cos'era la realtà Toro, ha cambiato il procuratore, ha capito che comunque di ambizioni in questa società evidentemente non ce n'erano. Poi come si è andata, le dichiarazioni che hanno fatto i procuratori, io credo sempre poco a questi tipi di annunci mediatici, no? Dove si sta dando un po' troppo addosso al ragazzo. Secondo me il ragazzo c'entra veramente poco, perché lui è un professionista e quindi cerca in qualche modo di fare il suo, e compatibilmente però nella realtà dove vive. Un giocatore come Brecalo, che non è, come avete detto giustamente, non è da Champions League, non è un campione del Champions, però è un ragazzo che secondo me può stare in una squadra che lotta per la UEFA, che lotta per queste posizioni. Parliamo di una Roma, di una Fiorentina, di un Atalanta, diciamo di quella fascia lì, ci può stare meglio che al Toro, e probabilmente ha capito durante l'anno che qualcosa non era quello che aveva pensato prima, no? E quindi ha fatto delle riflessioni. E quindi se fanno delle riflessioni dei giocatori che comunque sono stati amati dal Toro, osannati dalla tifoseria, ben voluti, e fanno un passo indietro così importante, evidentemente loro che vivono la realtà granata tutti i giorni ci devono fare veramente pensare. Ecco. Comunque Davide, volendo anche essere un po' ottimisti, giustamente, io direi che attualmente l'ago della bilancia
sarà Juric, nel senso che dovremo vedere come si comporterà Juric. Nel momento in cui Juric confermerà la sua volontà a seguire il progetto, se un progetto ci sarà, significa che magari anche sotto traccia la società ha comunque in mente delle idee o comunque degli obiettivi che a Juric fanno bene. Per noi Juric è comunque un sinonimo di garanzia. Conseguentemente, prima di trarre delle conclusioni per il futuro, vediamo un po' come si muoveranno le acque in questo prossimo periodo. Sì, però Daniele, scusa, ma non, sì. Non è che puoi essere ottimista solo perché c'è Juric, No, beh, ma secondo ma me, scusa, guarda, non esiste questo, perché se quest'uomo qui non gli danno già lui deve ripartire da zero. Sai cosa vuol dire? Che rifacciamo lo stesso campionato. Se ci va bene, rifacciamo di nuovo questo campionato qua, se ci va bene però, perché quest'anno ci è andato bene anche, molte partite ci sono andate molto bene, ma tu devi, intanto devi vedere i giocatori che gli mettono, non è che tutti i giorni trovi Preit e Brecalo, o Pobega. Noi adesso quello che sappiamo è ciò che emerge dai giornali, dalle interviste e quant'altro, non sappiamo se ci sia qualcosa sotto traccia. Quello che sappiamo per certo, come si è letto anche nel messaggio precedente, è che Juric per noi tifosi può rappresentare una garanzia, nel senso che comunque sia è colui che approva o meno un progetto, un giocatore o richiede certe caratteristiche. Io sono dell'idea di avere fiducia nel momento in cui Juric confermerà la sua permanenza. Nel caso in cui questa cosa non dovesse succedere, allora dovremmo davvero preoccuparci. Però, ripeto, prima di trarre le conclusioni, io preferisco vedere come si muoveranno le cose nei prossimi giorni, subito dopo il campionato. Daniele, cioè io sono d'accordo con te sulla garanzia che può dare Juric, però Juric può essere tutto quello che vogliamo, però se il prossimo anno si ritrova, poveretto, a mettere 5-6 giocatori, e li deve mettere perché... No, di più di 5-6. Ma no, contiamoli. Allora, l'attaccante Belotti va via. L'esterno sinistro, che era Brecolo, va via. Preit va via. Bremer, sappiamo che va via. Uno a centrocampo va via, sono già 5 giocatori. Sulle fasce, il portiere lo devi cambiare, sono 6. E se metti 6 giocatori nuovi, o mi prendi 6 giocatori della nazionale brasiliana, o li vai a prendere dal Chelsea, o se no gioco forza. Ma poi, Poi 6 giocatori. Poi tieni conto la panchina, perché Ansaldi non c'è più. Ragazzi, un gruppo così coeso da decimo nono posto, cioè ragazzi, dobbiamo prendere i giocatori buoni, cioè o li azzecchiamo tutti o se no, tra virgolette, incrociamo le dita di rifare un po' come quest'anno dove siamo partiti, ma non con tutti quei giocatori, perché poi quest'anno avevamo un Bremer che ormai era a dei livelli eccelsi, Singo e Vojvoda che comunque si sono confermati, Belotti che comunque lì è ormai un'istituzione, fa gruppo e comunque ci stava, e Mandragola comunque già ce l'aveva dall'anno prima, cioè gli innesti che ha fatto quest'anno sono stati importanti, ma non di un numero così eccessivo, c'era comunque una base già importante sotto. Quest'anno, andando via anche il Gallo, andando via Bremer, cioè non abbiamo neanche più quello zoccolo duro, per quello che io ho un po' di timore. Poi la fiducia, io sono uno di quello del partito, andiamo sempre allo stadio, ci sono sempre andato anche ai tempi di Lerda, quindi abbonato da quando avevo 13 anni, allo stadio ci vado sempre, tanto quest'anno che non c'erano gli abbonamenti, però l'effetto di prosciutto non le ho. Poi non è una questione, Davide, poi non è una questione di, perché ho letto dei messaggi, siete pessimisti, no, è una questione di vedere la realtà. Allora, se uno vuol sognare, può sognare, se uno vuole vedere la realtà delle cose, sono quelle che stiamo dicendo. Poi, per carità, se poi c'è un ribaltone, rimane Belotti, rimane Preit, allora si inizia a intravedere qualcosa, ma diventa difficile pensarlo, diventa veramente difficile, perché poi io spero che la Salernitana rimanga in Serie A, così si tiene anche Verdi che sta giochicchiando, non è che sta facendo chissà che cosa, e poi comunque vediamo un attimino cosa succede, ma il problema è che non si può essere ottimisti, non è questione di ottimismo o pessimismo, ripeto, è questione di vedere la realtà. La realtà delle cose. Oggi i fatti sono questi, parlano così i fatti. Gino, se posso rispondere al messaggio che è arrivato da parte di Tony. No Tony, io non so se ci sia e quale possa essere il progetto. Quello che ho detto io è che prima di personalmente, a parte condividendo comunque i ragionamenti in generale che sono stati fatti, perché sono basati su dati di fatto,
prima di dare una mia interpretazione così a lungo raggio, preferisco aspettare i prossimi giorni per vedere effettivamente anche quale sarà il comportamento di Juric. Ripeto, se Juric rimane, probabilmente un po' di fiducia bisogna darla al mister, perché non rimarrebbe o non rimarrà con una squadra, con dei giocatori che non possono rispecchiare la sua mentalità, sicuramente. Quindi io molto semplicemente sospendo il giudizio, sperando... Tu, ascolta un attimo, ma tu rinunceresti a altri 2 anni di contratto, 2 milioni all'anno? Allora, anche se non ti danno i giocatori? Sì, no, io credo... No, tu... Allora, io al posto di Juric, probabilmente io al posto di Juric avrei anche delle altre richieste, probabilmente tipo Atalanta, di conseguenza... Se hai delle richieste, Probabilmente, no. Secondo me, probabilmente Juric è nelle condizioni di fare le sue valutazioni, quindi secondo me, oggi come oggi, potrebbe anche rinunciare. E poi cosa succede se Juric, io ti faccio un esempio, se Juric rimane al Toro e non gli fanno la squadra, poi come la metti? No, cosa ne pensi poi di Juric? Secondo me non rimane al Toro se non verrà fatta una squadra che perlomeno abbia la sua fisionomia. Secondo me non rimane. Questo è quello che penso. E metti caso se rimane? Se rimane probabilmente perché avrà avuto perlomeno in linea di massima ciò che avrà richiesto. Non girare le parole, perché tu fai l'avvocato anche, ma io faccio il giornalista. Io ti sto dicendo, se lui rimane e non gli fanno la squadra, cosa ne pensi poi di Juric? Ripeto, secondo me se non gli fanno la squadra non rimane, se ne andrà. Io ti sto dicendo, se lui rimane e non gli fanno la squadra? Secondo me è una condizione sine qua non, nel senso che non rimane, se non gli fanno la squadra non rimane. Non è così, caro Daniele. Ci saranno risultati e cambieremo allenatore in corso. Se no, dovrei pensare che anche lui dà un peso maggiore al denaro rispetto a quelle che sono le sue ambizioni. Potrei pensare questo, se vuoi una risposta. Ma secondo me... Senti, quando... Allora, a me Juric come allenatore piace molto, ok? Fin qui ci siamo. Quindi per me è un intoccabile. Però, quando è arrivato al Toro... da Verona, ricordi cosa ha detto? Io non immaginavo di trovare una società così. Allora, in Serie A si conoscono tutti, ok? Mi sembra proprio impossibile che lui non conoscesse la società del Toro e le condizioni che aveva il Toro. E dai. Però quando ti fanno un contratto di 3 anni a 2 milioni, tu ci vieni lo stesso. Io credo che lo stesso perché comunque sei convinto di fare bene comunque, a prescindere dalla società. Una vetrina perché ha messo in mostra ancora le qualità. Conseguentemente, ripeto, è secondo me, soggettivo punto di vista, è nelle condizioni di poter valutare se rimanere oppure no. Quindi, se non rimarrà, per me sarà la prova e la controprova che il Torino non ha un progetto e non vorrà assecondare il mister. Se dovesse rimanere, mi viene il sospetto che forse Juric verrà perlomeno accontentato nei limiti minimi. Questo è il mio ragionamento. È anche una speranza. Potrebbe anche accontentarsi di mettere in piedi, facciamo con i giocatori che li prenderanno in sostituzione di questi che vanno via, una squadra che possa, tra virgolette, ottenere una salvezza tranquilla da metà classifica, come ha fatto magari gli anni precedenti, perché solo quest'anno ha fatto i 50 punti, magari una salvezza arrivare ai 40, però di sicuro noi ci accontentiamo. Tu adesso noi siamo qua che vogliamo parlare di una squadra da poter iniziare un percorso di crescita e siamo sempre da capo. Ormai sono 17 anni. Fino a 2 settimane fa, scusate, Juric cosa aveva detto? Partiamo da questa base e voglio adesso dei calciatori forti, ok? E invece è già stato annullato questo progetto qui. È già stato annullato. Beh, lo vedremo tra breve. Finisce il campionato questa settimana. Vediamo cosa succede. È inutile che... Simona, dai. Dicevo, dal primo di luglio inizia il calciomercato. Quindi Vagnati avrà sicuramente un'estate molto rovente e finisce il primo di settembre. Quindi noi faremo i nostri acquisti il 31 di agosto, come ci è successo già, ovviamente. Questo è veramente molto...
molto triste. No, io credo invece che Juric rimanga almeno ancora per un anno, ecco, che voglia assolutamente puntare personalmente a degli obiettivi, a far vedere, a dimostrare quello che vale, anche con dei ragazzi che magari non saranno dei nomi, non prenderemo dei grandi nomoni, però metteremo in campo sicuramente una squadra che, no, la mia positività è una squadra che si salverà, ecco, il prossimo anno, anche se a tutti piacerebbe fare 50 o 60 punti. Quello che diceva Gino però è molto importante, ci sono i titolari ma ci sono anche i panchinari, abbiamo vissuto anche un anno pandemico, abbiamo vissuto il Covid, giocatori che comunque si sono ammalati, infortuni, lo sappiamo, ci sono sempre, quindi chi mettiamo non è soltanto che se ne vanno via 8 e dobbiamo rimpiazzarli, c'è veramente tutto un organico da... Però c'è anche da dire una cosa, che anche Juric secondo me ha voglia di fare il salto di qualità, perché Juric adesso... Ma certo, lo ha preteso, ma no, quando ha detto voglio tre giocatori almeno forti da innestare in questa base, ha già detto tutto, ha già detto tutto, non vuole rifar tutto da capo. Perché lui comunque ha già dimostrato di essere in quella media alta della Serie A, perché ha fatto un campionato simile col Verona, due diciamo... Quest'anno si è confermato a buoni livelli, potrebbe fare anche qualcosa più di 50 punti, vediamo la partita con la Roma. Quindi lui sta arrivando alla soglia di quello che in carriera lui ha fatto. E lui, secondo me, ha voglia, ma giustamente, perché comunque è capace, Juric. Cioè, Juric è uno degli allenatori capaci. Quest'anno veramente... Ragazzi, scusate un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra pochi minuti. Ritorniamo dagli studi di Torino di Rete 7 a Toro Scatenato. Allora, ieri c'è stato un compleanno molto importante di un personaggio, per me è stato un grande maestro di giornalismo con la G maiuscola, grande appassionato di calcio, di pugilato, grande amico di Maradona, grande amico di Muhammad Ali, ovvero Cassius Clay, grande amico del Toro e quindi... Il suo nome è Gianni Minà. Ieri ha compiuto 84 anni, quindi anche dalla televisione. Ciao Gianni, buon compleanno. Qui era venuto in studio 3 anni fa, avevamo fatto una bella trasmissione sul Grande Torino e insomma Gianni è stato un grande, un grande professionista e grande uomo a livello umano, veramente. Ciao Gianni e ancora auguri per questi 84 anni. Allora, abbiamo una telefonata, Gino. Prendiamola, sentiamo dai. Un po'. No, niente. Ci hanno già attaccato in faccia, quindi possiamo continuare tranquillamente. Andiamo avanti invece con... c'era Simona che stava parlando, ricordando anche un altro acquisto che il Toro... un altro arrivo che il Torino ha fatto, ha giocato forse un minuto, Fares. No, nemmeno quello. Sì, un minuto. Si è fatto male in allenamento, mi pare, prima di iniziare. Sì. E lo sono portato in panchina mentre stava entrando in campo e si è fatto male. Ma non quindi, ha giocato. Quindi, ragazzi, riuscire a trovare i giocatori che non siano rotti, perché poi la storia del Torino è anche un po' quella, no? Me l'ha insegnata anche voi, che riusciamo ad andare a prendere giocatori che poi si infortunano non dopo 4-5 mesi, ma alla seconda giornata di campionato. Quindi, è quello il punto che dicevo prima. Che non ci sono solo i titolari, ecco, li abbiamo sempre preso dei pacchi incredibili, dei grandi nomi, ma anche dei grandi pacchi. Quindi ora che comunque la società, nel disegno che vuole fare, mette in conto anche questo, che quando il signor Bagnati andrà in giro a cercare le perle granata da poi portare nel nostro stadio, guardi anche le condizioni di salute, perché anche Piazza abbiamo avuto, no? Ci siamo fatti un po' tutti ammaliare, poi abbiamo notato che cosa è successo. No, un po' anche il destino del... Piazza è stata un po' la scommessa, Piazza è stata un po' la scommessa. Come no, anche Pratt, perché poi ci dà anche dei infortuni. A proposito di calcio mercato, c'è stata un'immagine molto particolare dopo un allenamento, ovvero Juric si è fermato a parlare con Olaina al centro del campo di allenamento al Philadelphia e sono stati lì seduti uno davanti all'altro. Allora, io spero, probabilmente Juric sta tentando di convincere Olaina a non andarsene, perché Olaina, io già lo scorso anno non voleva tornare a Torino, voleva rimanere in Inghilterra, ha mercato in Inghilterra e siccome il mercato del Toro mi sembra che inizi a latitare, sta cercando Juric di tenersi anche il buon Olaina. Quindi lui deve fare anche un po' psicologo, hai capito, come ovviamente ogni cosa. Certo, certo. Ma io, guarda, Juric è un ottimo allenatore, ha fatto dei miracoli, secondo me, in questo Toro, ok?
ok? Perché l'organico è quello che è, non è un organico di tutti i giocatori bravissimi, è un organico, un buon organico, lui ha dovuto amalgamarlo, sono arrivati all'ultimo momento alcuni giocatori, eccetera. Adesso si ritroverà di nuovo a rifare tutto da capo, e nel gioco di Juric non è semplice, non è semplice imparare il gioco di Juric. È un gioco fisico, no? È un gioco veloce, un gioco fisico, è per quello che dicevo. È un gioco dove si deve correre veramente molto. Esatto, quindi Vagnati, quando andrà appunto a fare tutte le sue valutazioni in giro per il mondo e l'Europa, quello deve assolutamente capire il tipo di coach che abbiamo noi, perché servono dei giocatori che abbiano una potente fisicità. Questo che guarda. Io ho un po' paura di Vagnati, perché devo essere sincero, gli acquisti che sono stati fatti un po' promettenti, li ha richiesti direttamente Juric. Vagnati, a lui è molto filo spalla, e la spalla non è che stia andando così alla grande, quindi sai, cioè, mi lascia un po' perplesso come direttore sportivo. Hai detto una cosa importantissima, che gli acquisti migliori, gli acquisti o gli arrivi migliori li ha indicati Juric. Io spero che la prospettiva sia questa: nel momento in cui lasciano alcuni, devono essere i prospetti indicati da Juric quelli che si spera arriveranno al Toro. Ecco, in questa visione io perché dico. Anche a gennaio Ricci è stato convinto da Juric a venire al Toro. L'acquisto che ha fatto Vagnati è Demba Sek, che senza offesa non è ancora né carne né pesce, non abbiamo ancora capito che giocatore sia, definiamolo così. Infatti Carlo, guarda il minutaggio, perché poi alla fine di tutta la fiera, se io sono allenatore e un giocatore non lo vedo per quello che mi può dare, lo lascio in panchina, semplice. Esatto. No, io penso che Juric sia molto deluso da quello che sta succedendo in casa Toro per quanto riguarda le partenze, perché lui comunque aveva lavorato bene, aveva costruito comunque una buona formazione, una buona base. Da lì bisognava rinforzarla. E invece qui si riparte di nuovo da zero. Quindi tu non potrai... quando lui ha detto è Cairo che decide se il Toro può fare il salto di qualità dal decimo posto in su o meno, vuol dire che ci accontenteremo di combattere per arrivare massimi al decimo posto. Cioè la realtà del Toro è questa qua. Perché non si può pretendere altro, non è questione di pessimismo, è questione di realtà. Se tu sfaldi già una squadra, il prossimo anno devi ripartire da zero. Poi se invece rimane Belotti, rimane Praet e ancora magari rimane Mandragora, allora magari cambia il discorso. Io vedo tutto questo molto ma molto difficile, ecco. E comunque è per queste considerazioni che hai fatto che io ho espresso la mia opinione dicendo che prima di dare giudizio o quant'altro, preferisco aspettare un attimino i prossimi giorni, i prossimi movimenti, proprio per avere una idea più chiara, ecco, in questo senso. Invece, rispondendo a un messaggio di un telespettatore, Messias al posto di Brecola, a me Messias è sempre piaciuto, l'ho anche incontrato come avversario in campo quando giocavo nei campionati Wisp ancora. Ma sai quanto costa? 6 milioni. 6 milioni. Forse qualcosa di più, forse qualcosa di più comunque. 6 milioni e mezzo per il riscatto. Risparmiandone 11. 11, diciamo, su Brecola, ne prendi due. Dovendone prendere. Però si parla di un giocatore che ha 31 anni, ragazzi. Appunto. Una vivacità è una delle caratteristiche che da trequartista comunque rendono ancora, e per una squadra da metà classifica come adesso il Torino potrebbe anche fare la differenza. Ma sai, tutti gli anni siamo sempre lì, l'altro anno correvamo dietro a Messias e poi è arrivato al Milan e ce l'ha preso. Poi volevamo João Pedro e anche lì abbiamo fatto il diavolo a 4, per modo di dire il diavolo a 4. E comunque anche lì, adesso in teoria se Cagliari va in Serie B potrebbe essere appetibile, però si sono già fatti avanti anche la Lazio e la Fiorentina. Sì, appunto, e quindi non è che ci sei solo tre, certo. Possono partecipare. Magari avrebbe più possibilità di giocare nel Toro piuttosto che nella Lazio, João Pedro. Quindi, e però tanto lì è una vetrina diversa, lì partecipi anche alle competizioni europee, cosa che da noi non lo fai. Però è partecipare in campo più che fuori al campo. Quindi ci sono tante dinamiche che vanno sviluppate. È per questo che torno al mio pensiero iniziale. Preferisco aspettare qualche tempo, qualche giorno per avere delle idee più chiare, vedere dove si muoveranno. Guarda, io le idee chiare le ho dall'inizio del campionato scorso. Mi spiace, Daniele, e i fatti mi danno ragione.
perché comunque quando dicevo che non venivano riscattati tutti quanti, la realtà è questa. Quando io parlavo di non acquisti, ma di arrivi solo, è questa la realtà. È questa la realtà, Daniele. Non dobbiamo illuderci, perché è così da tanti anni. Ripeto, io non mi illudo, io spero, la mia speranza si chiama Juric. Io non voglio ripetere concetti già detti prima, però piuttosto che abbattermi e pensare sempre che le cose andranno male, io preferisco guadagnare tempo e vedere come si comporterà Juric. Ma tu pensi l'anno scorso i tre acquisti sono arrivati all'ultima giornata? Ok? Perfetto, perché Juric ci si è impuntato. E tu pensi che quest'anno si verifichi la stessa cosa, che riesca a trovare tre giocatori forti all'ultimo momento? Gino, non lo penso. Sto semplicemente dicendo che se Juric rimarrà, se si impunta prima, arrivano. Non lo penso, ma lo spero. Cioè, io spero che Juric venga accontentato nei limiti minimi di quello che lui possa o potrà chiedere. Nel momento in cui questo non dovesse accadere, io sono convinto che Juric se ne andrà. E a quel punto non potremmo essere davvero ottimisti per la prossima stagione, perché sarà tutto da ricostruire, non si sa con quale progetto, se ci sarà un progetto. Comunque Juric ha già detto che vuole un organico completo a inizio del ritiro di luglio. Quindi adesso non so io, senza offesa, quando lo farà, perché se noi siamo abituati a comprare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, la vedo difficile che li possano accontentare con quello che vuole. Con chi andremo in ritiro? Arriviamo sempre lì. La condotta, il comportamento di Juric sarà per noi indicatore di quello che sarà la prossima stagione. Comunque siamo sempre... Guarda, non vorrei che rimanessi tu deluso anche da questo, Perché la realtà è proprio questa: quando tu perdi tanti giocatori, cioè tu dovresti già avere adesso già delle idee di impostare la squadra per il prossimo campionato, e non hai niente. Nemmeno Juric sa che cosa deve fare. No, vedrai. Guarda Gino, la puntata cardine l'abbiamo fatta a settembre, quando io ricordo tu in una puntata dove io cominciai a parlare, tu mi fermasti e mi dicevi: Davide, non abbiamo comprato, sono arrivati, ed è stato quel fulcro da dove poi è partito tutto. Certo. Perché effettivamente oggi raccogliamo quelle battute che mi facevi, le raccogliamo oggi, perché essendo solo arrivati non adesso sono partiti, quindi siamo a posto. Mi pare che ci sia una telefonata, o sbaglio? Allora, sentiamo chi c'è aspetta, da casa. Un attimo solo, volevo solo precisare, era arrivato un messaggio prima: prendiamo Sartori dall'Atalanta al posto di... No, Sartori è già andato a Bologna. A Bologna. Assolutamente, quindi... Telefonata. Ciao. Pronto? Ciao, pronto, buonasera. Sono Sabino Morisco, telefono da Bari. Ciao. Sì, ciao Sabino. Ci siamo sentiti la settimana scorsa, approfitto adesso per fare gli auguri a me. Certo, bravo. Il motivo per cui è andato via Breccalo è il mondo Toro. La settimana scorsa, nella telefonata che abbiamo fatto, ho posto l'attenzione sulla società. Certo. Adesso è il caso di parlare del secondo carnefice, cioè i tifosi. Non so per sicuro che mi darete tutti contro, ma il tifo del Torino non è in grado di riempire uno stadio che non supera i 30.000 spettatori. Il che non è stato fatto per il Zenit San Pietroburgo è un derby del 2015. Poi col Covid gli ultras sono rientrati e non mettono gli striscioni. No, non è vero questo, perché nelle ultime partite c'erano gli striscioni e c'erano gli ultras. No, dopo il Covid. Dopo il Covid, no, certo. Non dico le ultime due partite. Dopo il Covid gli ultras non hanno messo gli striscioni perché il mondo ultras di tutta la Serie A aveva deciso che
i tifosi, una volta rientrati allo stadio, non dovevano esporre gli striscioni. Questo perché i tifosi del Torino sono ultras di Serie A, non sono ultras del Torino. Io voglio gli ultras del Torino. Non voglio tifosi che rispettano le regole di tutti gli altri tifosi della Serie A perché hanno un circuito loro. Noi andiamo a Superga e non siamo come gli altri. Punto. Sì, 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 vabbè, io la penso in maniera un po' diversa. Io anche, non sono convinto. Gli ultras del Toro sono del Toro, c'è poco da fare. Non entravano perché c'erano ancora tutta la questione del Covid, il distanziamento, non gli facevano mettere invece striscioni come volevano loro, mettersi come volevano loro sulle balconate, quindi un discorso un po' diverso. E non sono nemmeno d'accordo sul fatto che il tifoso del Toro non riempie gli stadi. No, facciamo una squadra competitiva, vediamo se poi lo stadio è pieno o meno. Assolutamente, io ricordo solamente il Torino-Mantova, c'era una grande voglia di Serie A, 60.000 spettatori, ragazzi, no, non scherziamo, dai. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, eccoci qua, ciao. Ciao, sono Marco. Sì, ciao Marco. Io volevo chiedervi una cosa, cosa ne pensate di Gasperini al posto di Juric? Beh, c'è una differenza, che Gasperini per esempio punta molto sui giovani, ma devi avere un vivaio fiorente, e il Torino questo vivaio fiorente non ce l'ha più da tanti anni. Però per prendere Gasperini io mi tengo Juric, cioè giocano nello stesso modo, uno è allievo dell'altro, per cui Juric è l'allievo di Gasperini, cioè, hanno la stessa metodologia, forse Gasperini ha più esperienza e ha sempre puntato molto più sui giovani del vivaio. Però oggi come oggi il Torino non ha un vivaio fiorente, non ha una primavera importante o anche gli allievi stessi dove lui può prendere e attingere. Per cui sarebbe di nuovo da capo il Toro, cioè non ci sarebbe differenza, mi tengo Juric a questo punto. Ah, va bene, grazie. Prego Marco, ciao. Ciao. O sbaglio? Bah, io Gasperini dal punto di vista tecnico sicuramente sarebbe tanta tanta roba, però io Gasperini nell'ambiente Toro non lo vedo, poi per carità. Perché lo sappiamo, il suo passato juventino, lui è qui dell'Interland torinese, la sua passione diciamo a strisce è ben nota, diventerebbe un po' proprio un po' un corpo estraneo. Poi per carità, un allenatore secondo me buono, più che buono, un allenatore che ha dimostrato, Juric è un suo tra virgolette discepolo, quindi dal punto di vista tecnico ci mancherebbe altro, però stiamo parlando di uno Juric che potrebbe andare via per un progetto del tecnico del Toro che non c'è, la vedo veramente un po' fantasiosa l'idea che arrivi Gasperini, certo. Da Inter e ha portato per 3 anni di fila in Champions l'Atalanta, possa pensare di venire al Toro, cioè parliamo un po' di fantacalcio, ecco, secondo me. Beh, sai, c'è da dire questo, al di là di Gasperini che è stato comunque allenatore a primavera della Juventus, al di là di questo, Gasperini è uno che quando va nelle nuove squadre riparte sempre da zero, lo ha fatto anche con l'Atalanta non ha trovato quello che c'è oggi nell'Atalanta, l'ha ricostruita lui da zero, comunque. Per cui da questo punto di vista no, Davide, è uno che comunque accetterebbe la scommessa. Dici? Sì, secondo me sì. Il discorso è... Per assurdo potrebbe persino avere un senso Gasperini al Toro, però... Il problema è che il Toro non ha più un fiorente vivaio, perché nell'Atalanta lui ha ricostruito molto con il vivaio dell'Atalanta e poi vendendo e poi comprando giocatori forti come Muriel, come Zapata, però ha iniziato a vendere anche giocatori dalla primavera, li ha fatti esordire, li ha fatto fare un campionato, questi ottimi, e li ha venduti bene. Il problema poi è questo. Noi purtroppo come primavera quest'anno abbiamo... Ma non è un disastro, è un disastro. Copitelli è un grande allenatore, gli ha dato un disastro di squadra. Un disastro di squadra. Proprio la
giornata dello scontro decisivo, un bel 2-0 a Filadelfia. In quell'occasione la primavera è stata eccezionale, ero allo stadio, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda invece l'annata è stata sotto tono. È disastrato, ha rischiato anche di nuovo di andare, esatto, come l'anno scorso in B, cioè, è perché non si fanno gli investimenti giusti, c'è poco da fare. Hanno voluto cambiare responsabili del settore giovanile, i risultati si vedono, si vedono. C'è poco da fare. Potenza di fondo comunque, la volontà di far affondare questo Toro mi sembra che sia sempre prima della voglia di farlo arrivare in cima a tutte le massime competizioni. È brutto da dire, però alla fine lo pensiamo un po' tutti, no? Dopo 17 anni facciamo un po', setacciamo un po' tutto quello che è successo. Io sono convinta che Juric sarà il nostro martire, ragazzi, diventerà il nostro martire. Ma sì, ma io, guarda, quest'uomo qui sta facendo un martire, ma sì, certo, sta facendo dei miracoli a più non posso. Sì, sì, bisogna avere fiducia in Juric, ma è fino a un certo punto, perché poi chi comanda non è Juric, è la società. E non è bello pensare, ah, se non prendi i giocatori per Juric, Juric se ne va. No, io spero che rimanga lo stesso, perché veramente potrebbe... Di far crescere ogni giocatore, l'abbiamo visto proprio, non so, secondo me, non mi date torto sicuramente perché ne abbiamo parlato, lo vediamo a bordo campo come li esalta, certo, quanti viene, lo vediamo negli allenamenti, cioè è per me è assolutamente un allenatore da Toro, assolutamente, ci tiene anche proprio nel suo ego, una persona molto egoica, a far vedere quello che sa fare, magari poi perché hanno i progetti tra 2-3 anni di andare ad allenare chissà quel tipo di squadra, però io sono convinta che il Toro rimane ancora un anno e faremo bene anche con quello che ci daranno. Ovviamente non sarà un quinto posto, un terzo posto, però ce la giocheremo, ma sarà lui di nuovo a far sì che alcuni giocatori emergano, ne sono certa, come ha fatto quest'anno assolutamente sono fatti importanti, no? Allora, 50, chi l'aveva detto? Simona Sorbara. Allora, volevo solo farvi vedere due iniziative importanti, ce le racconterà un attimino Daniele De Bellis. Pedala Toro domenica 29 maggio 2022 del Toro Club Scalenghe, giusto? Sì, organizzato dal Per Sempre Toro Club di Scalenghe, si svolgerà la settima edizione della Pedala Toro, una giornata granata dove a partire dalle 9 del mattino e previa prenotazione si potrà partecipare alla pedalata in bicicletta con colazione e pranzo. Per info e itinerario consultate la pagina Facebook del Per Sempre Toro Club Scalenghe. E questa è una. E poi abbiamo il Memorial Donaldo Rabino. Sì, giovedì 2 giugno si svolgerà la settima edizione del Memorial Donaldo Rabino allo stadio Ottavio Garrone in riva presso Chieri. Alle ore 17 ci sarà un triangolare calcio a 8 con ex giocatori granata e tifosi, al quale parteciperò anche io come calciatore, ma prima dell'inizio della manifestazione, prima delle ore 17, canterò anche i miei due brani, Valentino Mazzoli, Alzasi la sedia. Presenterà Stefano Veneri e il 50% del ricavato andrà in beneficenza per l'operazione Mato Grosso Onlus. Grazie. Perfetto. Dopodiché, vogliamo parlare, dire due parole su Torino-Roma di venerdì? Ah, già si gioca. Si gioca, la Roma ha voluto anticipare appunto questa partita, è riuscita, d'altronde si c'è gioca, una finale. C'è una finale da giocare, siamo italiani, quindi forza Roma, in quella finale ci mancherebbe altro, no? Però allo stadio Grande Torino, forza Toro. Toro potrebbe anche vincere questa partita proprio perché molti titolari della Roma saranno in panchina, se non addirittura in tribuna, proprio per salvaguardarli in vista della finale, però la Roma comunque si gioca sempre un posto in Europa, non è proprio tranquillissima, per cui insomma è una partita dove il Toro, siccome non ha nulla da perdere, deve giocare veramente dando il massimo del massimo. Non so se giocherà Brecalo a questo punto, perché visto tutto quello che è successo non vorrei che fosse veramente subissato di fischi o di ingiurie, perché ed è un peccato, perché è un bravissimo ragazzo questo. Cioè, io ho sentito di tutto sui social, ha delle dichiarazioni addirittura pazzesche sul suo passato, su dichiarazioni che aveva fatto in Germania, ma delle cose assurde, veramente assurde, che non hanno nulla a che vedere poi col calcio. Il giocatore che vuole andare via da una squadra, c'è meglio lasciarlo andare, indipendentemente dagli obiettivi che ha, perché comunque tenersi un giocatore che poi vuole giocare, tutto, quindi se la sua scelta personale è stata questa, credo che ognuno di noi debba dare merito comunque del proprio futuro a cosa vuole. Certo, dispiace, siamo tutti dispiaciuti, perché ovviamente l'abbiamo raccontato questa sera quello che succederà, però
proprio andarlo a insultare o fischiare, sarebbe, anzi, sarebbe bello se invece il popolo granata lui giocasse, il popolo granata lo applaudisse e lo ringraziassimo per quello che ha fatto il Toro. Anche, allora, anche perché veramente la preoccupazione crescerà in Torino-Roma, perché molti giocatori, per molti giocatori sarà l'ultima partita in maglia granata. Sicuramente Ansaldi. Speriamo solo di poter almeno battere una big, visto che dal 2012-2013, l'ultima volta che siamo risaliti dalla Serie B alla Serie A, tutti gli anni, bene o male, una big l'abbiamo battuta. Quest'anno, attualmente, ci siamo limitati solo a 5 pareggi. Quindi, di conseguenza, devo essere sincero, abbiamo sempre perso con le cosiddette big. Speriamo di sfatare almeno questo tabù, che quest'anno, almeno, anche quest'anno, riusciamo a battere una big prima che chiuda il campionato. Ma vedremo. Davide? Ma è una partita molto molto particolare, molto intrigante, perché se andiamo a guardare la classifica, la Roma comunque ha ancora chance, anzi no, deve mantenere le chance di rimanere nella fascia Europa League, perché se dovesse mai perdere con noi, Fiorentina e Atalanta potrebbero sorpassarla in caso di vittoria, si ritroverebbero all'ottavo posto e dovendosi poi giocare tutto nella finale di Conference per poter andare poi in un piazzamento UEFA. Quindi non è poi così scontato che la Roma venga qui a in qualche modo in braghe di tela. No, tutt'altro, tutt'altro. Partita. E secondo me Mourinho, non so, è veramente preso da un dubbio atletico. Giocarsela con il Toro, che forse magari così strappando anche solo un pareggio non gli servirebbe a nulla, quindi dovrebbe provare a vincere a Torino, e dall'altra invece risparmiare tutte le forze per vincere la finale, che ovviamente avrebbe più prestigio e otterrebbe ugualmente il posto in UEFA. Diciamo che, come ha detto Carlo, effettivamente quest'anno, al di là della Fiorentina, che dobbiamo considerare una big quest'anno perché è arrivata anche lì, non è una big ma è arrivata lì in quella zona lì, battendola potremmo anche pensare di poter superare il Verona, che ricordiamo gioca anche lei in trasferta con la Lazio, quindi una partita molto difficile per il Verona, con una Lazio che vorrà sicuramente finire bene il campionato. Ipotizzando un pareggio di Lazio-Verona e noi vincendo, si potrebbe anche sperare di arrivare a quel nono posto, che sarebbe veramente tanta cosa per questo campionato. Per questo campionato, l'hai detto. Allora, siamo in conclusione, ragazzi, andiamo con i saluti. Danilo. Allora, iniziamo con Simona Sorbara. Ciao, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E ascoltate sempre Radio Italia 1, assolutamente. Daniele De Bellis, ciao Daniele. Buona serata, è sempre comunque Forza Toro, ricordiamocelo. E quando giocherai quella famosa partita nel Memorial Ravi, vai piano, mi raccomando, perché hai già una certa età. Non ti preoccupare, sono stata mi raccomando, io ti voglio integro. Salutiamo ciao. Carlo Gemelli, ciao. Ciao, buonasera a tutti, siete Forza Toro, ragazzi. Grazie Carlo, ciao Davide Giraudo. Senti, ma voi a basket avete finito il campionato di basket? Assolutamente no, stiamo entrando nel vivo con i playoff e con le finali, quindi siamo veramente nel vivo invece noi del basket. Voglio proprio vedere poi la maglia granata nella tua società. Non risponde. Non risponde, si è bloccato. Brutto segno. No, ho detto, visto che ho 30 secondi, ho detto che spero che la tua squadra di basket prima o poi vesta la maglia granata. Imponiti. Lo so, me l'hai già detto Gino. Lo so, Gino, te lo ripeto. È difficile. Che è difficile, ma tu sei bravo. Ragazzi, allora, ciao a tutti quanti, ciao Danilo. Ciao Gino, ci vediamo mercoledì. A tutti voi telespettatori, buona serata, continuate con i nostri programmi di Rete 7. Prossimo appuntamento, mercoledì prossimo, e Forza Toro.